Ok, siamo ancora in luglio, per poco. Il martedì di luglio. E siamo a caccia di stelle cadenti. Vorrei ancora riuscire a fare almeno una serata delle stelle cadenti. In luglio. Ho comprato una seconda webcam però con treppiede per sabato. Ah, ottimo. Come potete vedere mi sono vestita. Guardate un po'. Che bella che sono. Tutto griffato. Da griffa, no, in realtà non è da griffa, ma è dalla sorella di Ago e Filo, Beatrice, che non so per quale motivo c'ha una specie di ago sui vestiti. Comunque, occhiali, cappello e vestito di marca di Beatrice. Angelina. Visto che i miei allenamenti erano un punto morto, ho deciso di tentare qualcosa di nuovo. Scrivere biglietti. Ora che ho sciolto zampe e avanzampe, sono pronto a darci dentro di nuovo. È merito tuo. Alla prossima, Angelina. Che tipo? Beatrice. Sì, l'ho fatto. Cioè, l'ho dato la mano. E mi ha regalato qualcosina. I buoni, penso, per la. Sì, esatto, i coupon della sartoria. Li vado a mettere via, tanto al momento non li usiamo. Ma però, forse sì, forse troviamo qualcosa. Beh, in caso torniamo a prenderle. Orsetto. Orsetto, orsetto. Ok. Talpino, sei andato da Jess oggi a su Animal Crossing, che stava svendendo tutto. Stai fermo. Ecco. C'è Spirideo! Sono arrivato alla fine. Oh no! C'è Spirideo! Ok, direi che stelle cadenti stasera non ce ne sono. Però c'è Spirideo. Ottimo. Sì, sarei io il fantasma. Va bene. Il cuore si è fermato per un secondo e guarda cosa è successo di nuovo al mio spirito. Che disgrazia, non posso mica restare così. Che si fa? Che si fa? Mi dispiace disturbarti, ma potresti raccogliere di nuovo tutti i pezzi del mio spirito? Altrimenti dovrò restare così per il resto della mia vita. Così. Ah! Mi vengono i brividi solo a pensarci. Ti prego, prometti di darti una lauta ricompensa. Vediamo un po'. Il mio spirito è composto da 5 pezzi. Staranno sicuramente svolazzando da qualche parte qui sull'isola. Ti servirà un retino per prenderli. Conto su di te. Grazie. E lei sta pescando. Ok. Ah, no, era lui questo. Pensavo di aver già visto il primo spirito. Tra l'altro ci mancano ancora alcuni insetti di quelli che stanno qua sulle palme. Sicuramente ne spaventerò alcuni. Te pareva. Sì, però questo ce l'abbiamo. È lo scravegoria, se non sbaglio. Ti pareva! Ah, oh, santo cielo. Pacchetto. Eh sì, ottimo. Ho tolto anche. Minerale d'oro. Beh, meglio che niente. Allora adesso qua rimettiamo. Mettiamo questo e qua. Ah, non ho più la pesca. Eh già, devo andare a costruirne una.
Udite, udite, ho avuto un'idea del poco geniale per uno schema fai da te. La mia grande idea è qui dentro. Niente di complicato, fidati. Fai una prova, non te ne pentirai. Buona fortuna, Ercolino. Muro bambù, penso che ce l'abbiamo, esatto. Talpino, se vuoi puoi venire da me a prendere un po' di ricette. Anch'io ho tutto quello che sta in piazza praticamente a disposizione. Anch'io dovrei fare una svendita di tutto. C'ho troppe cose. Mi è andata attraverso un po' di saliva. Non c'è Covid, è saliva che se ne va per conto suo. Troppo stanco, sto facendo altre robe. Ah, ok, ok, no problem. Solo io non posso. Mi dispiace, te li tengo da parte. Tanto me ne arrivano sempre, sempre me ne arrivano di doppie, di cose doppie, quindi vedrai, vedrai. Volevo, c'avevo l'altro, esatto, volevo metterlo come preferito, tanto mi si era rotto l'altro, esatto. Sono pronta, sono pronta. Tra l'altro oggi mi è arrivato un pacco che è stato una settimana fermo in dogana. Pacchetto, era una busta in realtà. Cioè, più che dire che era uno scambio fatto su Instagram con altre persone, non so più cosa dirgli. E questi, ma cosa c'è dentro? Ma cos'è il valore? È carta! Carta, non vale un cavolo. Specialmente se non so in che condizioni è. Come faccio a dirti che valore ha? Mi hanno dovuto, alla fine ho dovuto scrivere al cioè a sta persona su Instagram, si poteva scrivergli a questi tizi della dogana e dirgli che insomma era un regalo e... Sì, perché cioè se uno riceve una lettera non sa cosa c'è dentro nella lettera. Cioè, se hai comprato qualcosa, sì, ma era una lettera. Quindi c'è, boh. Vabbè. Sai, ho preso il mio primo Pokémon Shiny su un Pokémon Go. Beh, ok, ho letto malissimo, però ho capito quello che hai scritto. Aiuto. Non so più leggere. Neanche leggere, cioè un conto parlare, ma non so più neanche leggere. E che Pokémon è? Che cosa hai preso? C'è lui, cioè ci sono posata davanti tre volte e non me ne ero accorta. Vabbè. Ibisco. Sì, fammi vedere cos'hai. Ma penso che di ibischi ne avevo piantati. Dov'è che li ho piantati gli ibischi? Ibischi, si dirà ibischi in plurale. Boh. Aspetta che ti do un po' di erbacce, Zach, ci sei, parliamo di erbacce. Sì, compra. No, tantissime. Sì. Tanto non me ne faccio niente. Le ricette che usano le erbacce sono veramente pochissime. Cioè, in realtà neanche poche, però sono brutte, quindi non te ne fai niente lo stesso. Quindi... Adesso andiamo a vedere anche... Lei mi ha dato un casino di ricette tutte che ho, ovviamente. Speravo che mi dava qualcosa di stagionale, invece niente. Tutte cose nuove. Cioè, che avevo già. Nuove. Sì, buonanotte. Comunque, quel pesce sembra enorme. Mi piacerebbe se portassi Pokémon Go in live. Anche a me. In realtà, il problema... Devo ancora sperimentare. Perché c'è la possibilità di portarlo mentre proprio cammino, mentre proprio sono fuori. Quindi mi piacerebbe portarlo durante un community day. E, però ecco, diciamo è l'attrezzatura che vorrei capire come fare. Cioè nel senso... So che ci sono delle app, no? C'è per esempio Streamlabs che riesce a farlo dal cellulare.
Però volevo fare delle prove prima. Quindi magari prima mi creo magari un secondo account per fare delle prove, poi vedo se funziona e poi lo porterò sicuramente, perché vorrei portarlo in realtà. Sono tanti che lo portano tipo in laterale vicino al Pokémon normale, tipo quando fanno gli Shiny Hunt, hanno magari sullo schermo, cioè hanno tipo la loro telecamera, lo schermo di Pokémon e poi in laterale lo schermo di Pokémon Go. Quello non, anche non è male, però come dico, da me non ci sono, cioè Pokémon Stop non si vede neanche sulla mappa, cioè è lontanissimo. Quindi cioè non potrei girare, non potrei fare le palestre. Da casa è un po' purtroppo, a meno che non lo creo proprio qua a casa, un Pokéstop. Però devo arrivare a livello 40 per poter creare i Pokéstop, quindi vediamo. Però mi piacerebbe portarlo proprio cioè quando sono fuori, anche con i miei amici, così portarlo in live. Se è fattibile, se mi funzionano tutte le attrezzature, anche perché cioè, sto ancora capendo pian piano come funziona il tutto, anche perché OBS lo usavo già da tempo, da anni, quindi meno male OBS più o meno adesso l'ho capito, funziona abbastanza bene. Però tante cose purtroppo l'OBS normale che è per Mac, perché io ho un Mac, non Windows, tante cose non le posso vedere. Cioè, per esempio, c'è chi usa la chat di OBS e quindi usa solo un programma, e quindi invece ho OBS lì, la chat qui e poi il gioco qui, quindi devo guardare tre cose. Perché la chat in OBS con i Mac non va, cioè non c'è la funzionalità, non la si può inserire, e quindi non è il massimo, insomma. Mi piacerebbe poter usare Streamlabs direttamente tutto da lì. Ma devo ancora capire bene come funziona. Ogni tanto ci guardo dentro, però. Ah, ecco, sta costruendo lei. La gatta! Cleo. Stavo creando una vaschetta per gli uccelli. Dalla gatta. E poi ti metti lì a catturarli. Cioè, detto da un gatto. Immagino tu sappia come si fa una vaschetta per uccelli, giusto? Sto facendo troppo rumore coi piedi, devo stare ferma. Ok, quindi la ricetta anche l'abbiamo trovata. Fatto la. Sì, perfetto. Quindi mi sono bloccata. Ok, allora adesso dobbiamo andare a vedere cosa c'è in negozio di nuovo. Questa è anche tutta roba che non uso, quindi se qualcuno se la vuole. È lì. Andiamo a vedere i vestitini, se c'è qualcosa di carino. Carino quel vestitino. Ah! Ha lo stesso. Ma dai, vende anche i cappelli di Vice adesso. Cioè di Beatrice, sì, Vice. Guarda, li vende in tutti i colori. Cappello bice. Questo anche bice. No, cappello di paglia largo. Bello, c'è in tutti i colori. Però il rosso è il più bello. Ma beh, anche il violetto e il blu qua sono carini. Però, ups, ho schiacciato B senza finire di guardare il resto. No, in realtà no. Torniamo dentro. Magari non c'era niente lo stesso, ma. Per sfizio. Oddio, che cos'è questo? Costume da bruco.
Ok. Ok, non c'era niente. Mi sembra che la prima volta che vedo vestiti proprio di bice in negozio da loro. Ottimo, si vede che sta facendo affari come stilista. Mi sembra che il tavolo ce l'abbiamo. Quello dei popcorn pure. Il tavolo sia rosso che marrone. Però è quel marrone. Ah, andiamo a guardare anche gli articoli speciali. La mascherina! Oddio, sì, dai. KK lacrime. Ci sta. Allora, tavolo, penso che sotto la T, popcorn sotto la P, forse carretto del popcorn, qualcosa del genere. Tavolo. Oh, tavolo, ristorante cinese, ok, lo abbiamo in marrone, perfetto, e rosso, perfetto. Quello sarà il carretto, mi sembra che si chiama carretto con la C. C. Ah, c'è anche la chitarra e ce l'abbiamo. Infatti stavo per ricomprarla. Ottimo. Carretto, zucchero filato, carretto, carrello. Come si chiamerà allora? Macchina dei popcorn, forse con la M. Macchina popcorn. Sì, verde ce l'avevo. Ok. Ottimo, c'ho tutto. Non mi serve niente allora. Anche qui. Tutto a posto. Ho tutto, potete anche chiudere. Vediamo un po' se troviamo. Qui adesso possiamo raccogliere magari un po' di erbacce. Tanto. Abbiamo due di anime. Elise. C'è qualcheduna, ci sta anche qua perché è un po' più naturale. Però tutte queste erbacce sono veramente tante. Una roccia è arrivata qua. Non è male, può costarci. Ciao Little Ale! Grazie mille per il pacchettino. Grazie, grazie, grazie della poltrona. Ah, grazie anche per l'host, grazie. Ah no, questo ce l'ho già. Ok. Hai visto come sono vestita bene? Tutta firmata, tutta bice, tutta Beatrice. Quella che aveva in scavozzino era arancione.
Sì, adesso l'ho messa qui, eccola qua. E dopo ho spostato anche un po' di cose per aggiornare la casa, che dopo aggiorniamo, vediamo un po'. Adesso volevo andare. Ah, sì, giusto, dobbiamo ancora cercare gli altri tre spiriti. Dove sono? Spiriti. Spiriti. Oh no, è sparita! Sparita! Sì! Littlare, vuoi venire? Ci sono le stelle cadenti! Aspetta, però, prima devo catturare ancora il secondo. Cioè, devo catturare ancora due spiriti perché penso che non si possano catturare una volta con le porte aperte. Ecco, torna dopo, t'aspetto. T'aspetto, intanto catturiamo un po' di insetti. Non me giuro, non me l'aspettavo, non l'ho fatto apposta. Ho messo il titolo proprio alla ricerca delle. Che minaccia? Torna! Torna assolutamente! No, scherzo. No, praticamente. Ho messo il titolo delle stelle cadenti perché sinceramente volevo trovare le stelle cadenti. Che carino lui! Oh. Oddio, oddio, devo fare una foto. Oddio, è carinissimo. Lui è il mio preferito, non se ne dovrà mai andare. Voglio una stella cadente, dai. No, perché si è alzato? Oddio. Vado a mangiare un panzerotto. Vai a mangiare, che bello! Un panzerotto. Ma magari erano proprio solo due così. No, comunque la mia idea era di trovare le stelle cadenti prima di finire agosto, cioè scusate, luglio. E se non ci sarei riuscita avrei cambiato in live giorno finché avrei trovato le stelle cadenti. L'ho trovata il primo colpo, quindi ottimo. Allora, vediamo un po'. Marciscono se le metto a terra. Tipo così. Visto, ho preso quella centrale. Boh. Sì, penso di sì. Te pareva. Questo rumore mi sembra sempre quello di una cicala, invece sto maledetto coso. Non riesco a scendere. Aspetta. Adesso sicuramente sale. C'è anche un palloncino da qualche parte. È salito quello, il palloncino è salito. Si
è qualcosa che fa rumore. Ogni volta penso sia una cicala invece. Cappello uva. Cosa? Oh mio Dio. Aspetta. Oddio, questo però riuscirò a metterlo qua sopra. Posto delle ciliegie. Aspetta, vado dietro. Ma no, non indossa. Aha. Yep. Ciao Miri. Benvenuta. Adesso non le sento più le stelle cadenti, che siano finite. Così sporadiche. Magari se aspettiamo ancora più tardi ne arrivano altre. Io sto bene, grazie. Te? Allora, qui abbiamo fatto tutto, sì. Ah, ci manca ancora, quanti spiriti abbiamo? 4, ce ne manca ancora uno. Allora andiamo su verso il campeggio, che magari è su lì. Si va avanti, si deve andare avanti. Dai. Niente. Sì, raccogliamo un po' di... Si deve. Ah, qua c'è un bel po' di erbacce. Togliamo un po'. Ok, su lì pure. Mi sono già rotta di fare fisioterapia. Fisioterapia ormai bisogna farla se si vuole rimettersi in forma. Oh mio Dio, qua, ma quante erbacce! Ma da quant'è che non vengo più qui? Che è successo? Che è successo qua con tutte queste erbacce? Dietro e non vedo se... Ah sì, ci sono erbacce anche qua. Se le riesco a raccogliere direi proprio che... Boh, non riesco a vedere, chissà se c'è magari un qualche fossile nascosto qua sotto. Boh. Ah, ecco, pure lì. Mi sono incastrata come al solito. Ok, qua anche pieno di erbacce. Aiuto. Tutta la strada sarà così. vabbè, poi dietro non la vede nessuno. Oh no, ecco che c'era un insetto. Vabbè. Ah, ma stavo raccogliendo fiori.
Stavo raccogliendo fiori. Ottimo. Eccolo qua il quinto. Ma perché ho piantato così tanti fiori là dietro? Solo io lo so. Ah. Ok, allora adesso li abbiamo trovati tutti. Oh, sta guardando in alto anche lei. Ah, la statua sta guardando. Eh sì, è bella, sì. Oh no, oh no, ho sentito un insetto volare via. Che carina lei che fa yoga. Ok, vediamo un po'. Niente insetti qua. Si ha tipo una tutina blu per fare yoga. Ok, dai che li abbiamo tutti. Ce l'hai fatta, hai ritrovato tutti i pezzi del mio spirito. Vieni, vieni, dammeli presto, il mio tesoro. Ok, vabbè. Fuori luogo. Perfetto, eccoli qua, 5 pezzi. Brrr. Sono tornata con nuovo, fiu, meno male. Grazie, mi sento in gran forma. O giusto, devo darti la ricompensa che avevo promesso. Che cosa sarà? Chi non piacciono i mobili? Potrei darti qualcosa che non hai? Ancora? Oppure qualcosa di caro? Dunque, qualcosa di nuovo. Una corda del bucato, ok? Ok. Ma sì, dai, non è male la corda del bucato. Infatti mi sembra di sentire un palloncino. Oh no, è scappato un altro insetto. Allora, ti pareva un altro insetto andato. Allora, loro hanno già tantissimo davanti a casa. Presa. Ecco così. Quindi dietro non riesco. Ok. Allora magari sposto questa. Sposto un po' più centrale così. Ecco. Anzi, o se no metterei piuttosto la piscina più in qua. Dio. No, devo guardare in su. Aiuto. Ok, ce l'ho fatta, l'ho presa. Ecco, vedi che così va vicino. Vabbè. Miri, vuoi venire per le stelle cadenti? Piuttosto
più tardi dovrebbe arrivare anche Ale che è andato a mangiare. Non ce ne sono così tante, una ogni tanto scende, però. Oh, strega nera. Mi dispiace, immagino sia ogni volta una fitta. Una pugnalata. Stellomant, depositiamo un po'. Allora, 30, 230. Allora, se faccio così dovrebbe arrivare cifra tonda. Ecco, esatto, perfetto. E poi altri 20.000. Ecco, perfetto. Non mi piace vedere le cifre non tonde. Immagino, però adesso così sei informatissima, sai tutto, quindi dopo partirai come un razzo quando ce l'hai. Andiamo a vedere un po' se c'ho da donare qualcosa. Non ho niente da donare, ok. Era tutta roba che ho. Ero convinta che la zanzara non l'avessi ancora donata, invece. Ok. Sei letta tutta la Wiki. C'era un gruppo, una pagina su Animal Crossing Wild World, penso. Io direi che questo non l'abbiamo. E infatti. Ok, vabbè, aspettiamo di catturare anche qualcosa, così sono appena stata. Evitiamo. Sì, però mi sa che questo ce l'abbiamo già. Esatto, l'avevamo già. Però vedo uno squaletto. Sarà quello che mi manca? Ah no, non le stelle adesso! No, questo ce l'abbiamo già. Dai, vi ho sentite cadere. No. Sì, presa. Allora, adesso gli insetti. Gli insetti ci mancano quelli sulle piante.
Pesci da fiume non ho guardato. Il luccio che abbiamo appena preso. Vai. Si può definire un fossile vivente, infatti esiste fin dai tempi del Cretaceo. Questi pesci possono raggiungere quasi 3 metri di lunghezza. Sono degli esseri sbalorditi che resistono a condizioni impervie fin dalla notte dei tempi. Fanno venire nostalgia di un'epoca che mai conoscerò. E questo è quanto affascinante, non credi? Sei sicuro che tutte le donazioni saranno... Ok, vabbè, questa la guarda. Oddio, sta scendendo la voce, non so per quale motivo. È anche secco qua dentro. Devo mettere un umidificatore. Allora, adesso andiamo a mettere un po'. Sì, magari non centrale. Esatto. Ma dai, l'ho fatta apposta. Basta. Adesso ci sarà in giro anche la tipa. E basta però adesso. No, cioè, mi sta tirando in giro. Mi sta tirando in giro ogni volta che clicco, allora non va. Aiuto. Ti pareva quello scappato. Ok, le mie skill come acchiappatrice di insetti fanno proprio pena. Oh, che carina. Sto vedendo la buffetta. In teoria, se ci sono le stelle, ci dovrebbe essere pure lei. Ma vediamo. Io pensavo di fare solo Animal Crossing. Ho aumentato praticamente i giorni perché di solito facevo solo il giovedì e la domenica. Sabato è ogni tanto, quindi non è un appuntamento fisso, però vorrei mantenere il martedì come appuntamento fisso e quindi tenere martedì Animal Crossing, domenica è sempre spacchettamento Pokémon e quindi il giovedì eventualmente portare Pokémon o portare un altro gioco a seconda di quello che c'è. Tra l'altro ho ricominciato da capo, quindi sono proprio all'inizio, cioè ho scelto il Pokémon e ho scelto stavolta un altro starter, siccome ho spostato i miei Pokémon di prima su Home,
quindi sono salvi i miei Pokémon, i miei shiny e tutto sono salvi. E quindi siccome ho ricominciato, ho detto vabbè dai, scegliamo un altro starter e ho scelto quello d'acqua invece che quello a fuoco. Ho giusto scelto, ho fatto proprio solo quello, ho scelto lo starter e poi adesso c'è il video iniziale. Non so se a te Strega Nera e ad altri interessa vedere la storia, perché tanti probabilmente hanno portato tipo il Shiny Ante, basta, oppure i raid. Magari non così tanti hanno portato la storia, quindi magari se qualcuno è interessato alla storia. Perso un altro. Alla storia potrei andare avanti sempre qua, cioè man mano andiamo avanti insieme. Si potrebbe fare. Se c'è l'interesse, assolutamente lo faccio. Dei Pokémon piace tutto, ottimo, ottimo. Ah no, questo ce l'abbiamo, è quello che si colora di tutti i colori, penso. Esatto, l'arcobaleno di tutti i colori. Perché arcobaleno era troppo difficile come parola, vero? Già, ella. Questa è una cicala, vero? Ma no, non mostra tutti! Oddio! Come non c'è spazio? E qua? Ma no! Pianta a dimostrarlo tutti! Posiziona! Posizionalo qua allora, se non ti va bene. Ah, era così grande, ok. No, vabbè, allora sì, ci sta. Ah, ok, questo è piccolissimo, allora ci stanno due. Mettiamo questo. Ecco. Adesso sicuramente salgo e scappa. Mannaggia, per poco. Comunque è sparito. Non... qua sopra ce n'è uno. Ma se salgo qua. Salgo qua, scappa. Ma. Che mi manca? No, i Pokémon hanno fatto la storia per l'età che avevo, lo ricordo ancora quel. Scusa, i Pokémon hanno fatto la storia. Ah, ok, punto. Per l'età che avevo, io ricordo ancora quelli in bianco e nero. C'è della serie di bianco e nero. Che carino. Adesso ti devo fare la foto però. Carinissimo. No, ma. Si è spostato. Come si fa la foto? Qua così. Ok.
Infatti mi sembrava di sentire un pacchetto. Ci sono altri due, aspetta. Ok, prendiamo il pacchettino. Aiuto, andranno via adesso quelli. Ok. Prima Pokémon non erano a colori, o sbaglio? Sai che non lo so. Boh. Io li ho sempre visti a colori, però. Sai che magari erano anche miei. No, non penso. Penso che erano già a colori. Niente, eh? Niente, no. Novità zero qua, eh? Direi. Ah, cosa c'era nel pacchetto? Quadro interruttore. Niente, roba orribile. Aspetta, squaletto, aspetta, che sistemo questo. Ma questo rumore è perché qua c'ho sti insetti? Oh, perché sento. E magari il grillo talpa quello. Boh. Che non si sente più. Eppure lo sento. Dov'è il maledetto? Grillo? Che è sta roba? Lo sento, ma non so dove sia. Che sia qua sotto. Perché lo sento qua? Ma è magari un pesce che fa quel rumore? No, non può essere. Boh. Oddio, cos'è quello? Mi sa che questo ce l'abbiamo. Sì. Ah, poi non abbiamo ancora pescato la... se te pareva. La...
E di nuovo, perché qua lo sento? Maledetto insetto del cavolo, beh. Come sono chic. La conchiglia per Pasqua, lo non abbiamo ancora pescato. Medusa! Secondo me sono le insetti che hai posizionato. Dici? Un guccino. È nuovo? Perché? Ah, dovevo. Ok, vabbè. Allora, vediamo un po'. Adesso è un po' un attimo noioso, quindi possiamo anche chiacchierare nel mentre che mi vado a cercare sti insettini. Stavolta ce l'ho fatta prenderlo così al primo colpo, ok. Racconta, strega nera, cosa stai guardando di bello ultimamente la tele? Chiacchieriamo un po'. È arrivato letterale. Provo a avvicinarmi a piano, ma... Ecco. Ah, non vuoi la TV, ok. Perché parlo sempre di solco video e evito quando sono Twitch. Effettivamente, fai anche bene. No, devo dire la verità, io la televisione non la guardo proprio più. Però guardo Netflix. Netflix lo guardo, quello sì, ogni tanto. No, effettivamente la tele è diventata pesante adesso. Andiamo a vendere un po' di cose perché mi sa che abbiamo lo zaino pieno. Ma sì. Infatti. Andiamo a vedere cos'è questo. Anche lì sta dentro. Ma anche perché mi rilasso guardando i giochi che mi piacciono, anche se la sua memoria non importa. Beh, ci sta, dai, il Twitch è la nuova TV.
2000 per quello. Ok, questo. Wow! What? E questo? Ok. Ok. Ok, vabbè, questi. Quindi li vendi anche questa. Esatto. Io mi addormento con Twitch accesa. Ci sta, ci sta. Questo qui anche costicchia almeno 1000. Mi applaude. Ah, lui è ancora lì. Vediamo un po' se troviamo. No. Oh no, ha volato via qualcosa. Sì, deve essere sicuramente uno degli insetti che ho posizionato. Deve esserlo per forza. Penso di aver posizionato una... What? Oddio, che cosa brutto, viene così? Eh? Ok. Sì, deve essere uno di quelli che ho posizionato. Ah! No! Ah! Presa. Adesso vado magari ad aprile che... aprile. Sì. Quello che ci manca è quello giallo che ci manca. Please, devo riuscire. Sì. Sì. Scarabeo elefante, sei mio. Ottimo. Cosa ho trovato prima? Era il luccio che abbiamo donato. Fra questi non c'era niente, se non sbaglio. Abbiamo donato tutto di questi. Ottimo, ottimo. Ancora uno. E anche tipo giallo. Quello l'abbiamo già. Comunque non la trovo. Se c'è non la trovo. Celeste. Beh.
Sì. Aspetta. Forse è meglio lo stesso che faccio codice, così che se si aggiunge qualcun altro che vuole venire. Gente con Pindodo. Sì. Tutti. Sì, sì, va bene. Allora, lo scrivo nei messaggi, così poi in caso lo copiamo e lo incolliamo. Ok, KK DW 5, perfetto. Lore 3. Sera. Lori, giusto? Va bene. Ci sono le stelle cadenti, se volete venire ho appena pubblicato il codice che è KKDW5. Ho aperto, vero? Non ho finito, non ho guardato la schermata. Sì, sì, penso di aver aperto. Mi sembra che sia andato a buon fine. Però non trovo Celeste, quello è strano che non trovo Celeste. Magari è nascosta da qualche parte nell'isola. Di nuovo. Non è quello che ci manca. Però sono convinta che frutterà un bel po' di soldini. Di soldoni. Mi sa che questo l'abbiamo. Tardi. No, deve essere per forza un insetto che ho appoggiato qua per questo rumore. Sicuro. Perché solo quando arrivo qua fa rumore, quindi... Ciao Little Ale, bentornato! Allora, ho fatto invece che amici, ho fatto col codice, perché ho detto se qualcun altro volesse venire, almeno apro una volta sola. Quindi il codice è KKDW5. Ieri abbiamo trovato anche la capa santa! Vieni Pascolo! Non è venuto? Perché non è venuto? Pascolo! Ma uno lo devi portare al museo di insetti. Oddio, grazie mille! KK, ecco, brava, grazie strega nera. Giusto, giusto. Mamma mia, per fortuna che ci sei te. Già che sono smemorata, memoria 30 secondi. Il primo non l'ho dato a Blatero. No, ma di nuovo, ma quanti pacchetti. Yay! Littelare sta arrivando. Che emoticon, che carina. Cos'è che dice sotto arrivo? Ah, è un arrivo? Boh, non riesco a leggere cosa c'è scritto. Troppo lontano. Sì, come dicevo, ho la chat qua perché su OBS ovviamente non va col Mac. A quanto hai le rape? Sai che non ho guardato? Boh.
Non arrivo. Ok, ottimo, ottimo. Bravo, bravo. C'è scritto adoro. Posso piangere. Per cosa? Ah, perché non puoi venire. Sorry. Dopo giochiamo sempre insieme, quando l'avrai. Aspetta, 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 aspetta. Io stavo per prendere il... Dov'è finito? Aspetta, c'è un palloncino. Deve essere qua da qualche parte. Dov'è finito? Palloncino. Boh, l'ho perso. Non ti mollerò più. Harry Potter. No, cerchiamo se c'è la tipa lì. Com'è che si chiama? L'avevo già tirato qui, non ho... Ah, appunto, c'era un fossile. Cerchiamo Celeste, perché c'è le stelle cadenti ci sono, quindi in teoria dovrebbe darmi i soldi. Aspetta che mi tolgo questo vestito qua da mare. Allora, dov'è? Sì, lo so che devo togliere la muta, è quello che volevo fare. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Che belli, come siamo vestiti bene, andiamo a un galà? Lui è sempre in mezzo. Ma magari è imbucata da qualche parte. Cioè, dobbiamo guardare proprio in ogni angolo. Perché per me Celeste si è imbucata da qualche parte. O è bloccata da qualche parte. Ho capito, forse dove non siamo stati. Perché se c'è le stelle, in teoria c'è anche lei. Di solito. Qua non è nascosta. Io pensavo piuttosto qua sopra, incastrata da qualche parte. No, no, non c'è, non c'è. E giù. No, qua sotto non la vedo. Boh. Ma di solito dicono che dovrebbe essere dove c'è uno spiazzo dove si possono osservare le stelle. Boh. Sì, ho anche un po' di fossili. Andiamo da Blatero a donare il nostro. Ah no, non posso donare, giusto. Ottimo, ottimo. Aiuto, aiuto, aiuto. Giusto, dopo. Allora, se lì non è qua, forse. Ma oh, no, non mi sembrava di. Cos'è quello? È enorme. Ah, ce l'ho già. Qua non c'è. Ale, se vuoi andare a vedere i negozi, fai pure. Se vuoi guardare le ricette che ci sono in piazza, pure. Ci ho visto, ci ho trovato. Gioco.
Pokémon, però ti seguo dal PC. Ottimo, ottimo. Io la troverò. Io sto facendo passare fra le case perché ho detto magari. Squalo. Wow! Pesce martello. Ok, qua fra le case non la trovo, non la vedo. Dove sei? Però adesso non ne fa più così distante di stelle. Non so perché. Nascosta qua dietro. No. E sono io che faccio rumore. Era la canna da pesca, probabilmente. Così poco costa quella, ok? Maledetta, dove sarai? Adesso non ci sono più niente stelle, però. Cioè, fino a 3 secondi fa c'erano. Mannaggia, hanno smesso. Sentite ancora? Mi è partito l'audio. Si è bloccato il gioco. No, è ancora OBS, ancora una volta, maledetto. Io non capisco. Sì, ma il gioco non è frizzato, il gioco funziona, è solo OBS che... Come l'altro giorno, come quando ho spacchettato i video, non so per quale motivo. Siamo un'ora e 24, devo controllare se... Eppure CPU, fotogrammi persi, non ne ha. E che caspita... Scusate, giuro, non capisco perché lo fa. Adesso mi metto normale io, provo a vedere.
Boh. Proviamo così.